Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho tra le mani un pacchettino, quindi avrete già capito che è un video in collaborazione. È in collaborazione con Iromask. Ringrazio Ivan per avermi mandato questo regalo e che adesso andrò a scoprire insieme a voi, perché mi ha spiegato un pochettino di cosa si tratta, però non ho idea di come utilizzare il tutto, insomma, non ho mai avuto un oggetto così tra le mani. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un visore 3D per bambini. Principalmente questo visore serve per insegnare ai bambini l'inglese, almeno è quello che mi ha spiegato e che ho capito. Però ovviamente adesso voglio andare a vedere io e a toccare con mano questo visore perché sono troppo troppo curiosa. Lo potete trovare su Amazon, ovviamente, si è capito. Vi lascerò il link qui sotto. Se realmente questo visore fa quello che dice, è fantastico. Quindi adesso io lo vado a provare, vado a vedere il tutto, lo apro, vediamo un attimino di cosa si tratta e ovviamente vi dirò la mia. Quindi lo vado subito ad aprire. Devo dire una cosa importante, che la spedizione anche qui è stata super veloce, è arrivato veramente subito, quindi queste sono cose che io apprezzo tanto. La spedizione è importante, soprattutto quando devi fare un regalo all'ultimo minuto, è qualcosa di fantastico. E se non erro, sta sui 59 euro circa. Comunque, non, più o meno quella è la cifra, meno di 100 sicuramente. Allora, aspettate, perché lo sapete che io con i pacchi sono un po' una frana, ma ce la posso fare. Eccolo qui. Questo è il visore. Da quello che ho letto è per i bambini, però lo possono utilizzare anche gli adulti tranquillamente. Certo, magari ci saranno dei giochi, e delle lezioni che non sono proprio adatte, magari a degli adulti, però giusto per divertirsi un pochettino insieme. Allora, vado a leggere. Occhiali virtuali Iromask, codice per sbloccare i nostri videogiochi e imparare le lingue straniere. Quindi all'interno troviamo i codici. Ci sono le istruzioni per l'uso, necessario telefono compatibile, non incluso ovviamente, magari era incluso su 59 euro. Requisiti minimi, ci vuole l'Android 4.4, quindi questo è un requisito importantissimo perché altrimenti non funzionerà. Ecco, questa è una cosa che dovete sapere. Con giroscopio o iPhone 4S, misura massima del telefono per l'inserimento degli occhiali 3D è 16,5 x 7,6 cm. Io vi dico queste informazioni così se siete interessati all'acquisto è importante che sappiate tutte le cose, insomma. Questo è il visore, si chiama Iromask Language. Allora, lo andiamo ad aprire, qui troviamo già la guida all'installazione. Vediamo un attimino se capisco qualcosa, ma ne dubito. Ah, ecco, in italiano. All'interno troverai il codice per scaricare l'app con i videogiochi. Questo C'è il l'avevamo libricino già delle capito. istruzioni, Il pannetto per pulire appunto gli occhiali, chiamiamoli così. Questa ce la posso fare, ragazzi. Wow, ma è spettacolare! Ed eccolo qui il visore. Questo è quindi enorme, quindi c'è, voglio dire, anche gli adulti, guardate, mi vedete? Anche gli adulti lo possono utilizzare tranquillamente. Allora, ovviamente voi sapete che io di tecnologia sono negata, quindi non sono portata proprio per queste tecnologie avanzate, però adoro i videogiochi, adoro i giochi, adoro imparare, adoro conoscere, quindi per me ho accettato proprio perché nonostante sia per bambini e comunque lo conserverò ad Emma per quando sarà grande. La cosa che mi ha incuriosito e mi ha fatto accettare è il fatto che all'interno troviamo dei giochi dove il bambino impara l'inglese. Io penso che sia una cosa molto importante. Ovviamente i bambini devono giocare devono avere degli orari, devono avere dei limiti, non è che si dà in mano tutto il giorno, anche perché queste sono cose che non penso che si possono usare per tantissimo tempo. Allora, comunque un visore ben fatto. Adesso giro la videocamera e vi faccio rivedere tutto. Comunque molto leggero, ben fatto. Ovviamente io adesso, ecco, qui si apre, quindi suppongo che il telefono va messo qui. Comunque io adesso vi lascio, dopo diciamo che vi saluto, vi lascio una breve guida dove vi faccio vedere come si utilizza, come va messo il telefono e tutto. Comunque, come prima impressione devo dire che è molto molto carino, mi piace davvero tanto.
ed è molto leggero, questa è la cosa bella. Quindi io ne ho provati già di questi, perché comunque ripeto, io adoro giocare, anche se non, il mio canale non è un canale sui videogiochi eccetera, ma io adoro queste cose. Quindi ne ho già provati alcuni e devo dire che sono una cosa fantastica. Quindi nella vita bisogna avere almeno un visore, poi a maggior ragione se si può imparare qualcosa, quindi ve lo straconsiglio. Vi lascio il link qui sotto, io adesso vi lascio alle immagini finali, provatelo, compratelo, se vi può piacere, se vi interessa, se avete dei ragazzini in casa che voglio dire adorano queste cose, perché no? Io vi lascio il link di Amazon, grazie ancora Ivan per questa collaborazione, vi mando un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Allora, eccolo qui, questo è il visore, appunto come vi avevo già fatto vedere c'è quel tastino per aprire appunto lo sportello con l'applicazione, l'app che loro ti fanno scaricare, ti danno il codice che c'è all'interno, il codice personale, si inserisce il telefono e il gioco è fatto. Ecco qui, ovviamente voi non potete vedere perché appunto è un visore 3D e quindi solo avvicinandosi con gli occhi appunto si può vedere. Io ancora non ho staccato nemmeno le pellicole. Qui vedete mia sorella in versione gioco che si stava divertendo tantissimo. Molto molto carino, devo dire la verità, l'ho provato anche io ed è molto divertente, quindi io vi consiglio di acquistarlo anche come regalo di Natale, di compleanno, insomma. Vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!